Stavamo analizzando questo primo episodio, vediamo, che ha un po' diviso, no? Cosa dice sul suo errore arbitrale? Anzi, te lo faccio ovviamente spiegare a te, Dennis. Minuto 20, sì. Vai. Ma no, aspetta, scusa, io ho chiesto Art Trick, è rimasto secondo me con la bocca così, che stava, voleva dire la sua. Sì, prego, volevo prego, dire scusi, che in diretta la prima immagine ho detto non è a rigore. La prima immagine, quella schiacciata che hai fatto vedere, no, quell'altra. Quella di fronte, ecco, quella di fronte, dove vedo il giocatore di fronte, là ho detto non era rigore. Era Danilo. No, c'era un'immagine. Sì, quello... no, quella vicino a Danilo. C'era l'immagine del fallo di mano di ieri. Ah, ok, ho capito. Ok, da quell'immagine ho detto non è rigore. Se invece vedi questa immagine che c'è un cerchiato sopra, per me il braccio è largo. E dipende anche dalla visuale. No, no, però allora, ripeto, ma secondo me fare è un rigore, molto al limite. Assolutamente sì. Qua hai beccato esattamente il punto, Atric, nel senso che il braccio è largo e colpisce il braccio. Quindi questo è il fatto. Certo. Esatto. Nel senso, quello è il fatto, che è quello che si evince bene dall'immagine, quella in alto, quella sopra, che ho cercato di mettere. Io cerco di mettere sempre, diciamo, l'atto oggettivo, poi ovviamente potendo mettere fermo immagine nel video, cerco di fare quello che posso con il fermo immagine. Sotto invece ho cercato di spiegare la dinamica, nel senso che il regolamento cosa dice? Che c'è aumento del volume corporeo, non semplicemente quando il braccio è staccato, ma quando è staccato, per il regolamento attuale, può piacere o non può piacere, possiamo essere d'accordo o non d'accordo. Quindi c'è aumento del volume corporeo non solo quando il braccio è staccato, ma quando il braccio è staccato per un movimento per cui... Votate, ragazzi. Il difendente non dovrebbe fare, cioè per cui il difendente si assume un rischio. Quindi io ti dico che se fosse stato il cross dalla parte... Se puoi rimettere l'immagine, Manfre, riesco... Assolutamente. Ok. Questo, allora, per me questo, come dici tu, io dico che... Che è dubbio, nel senso che non è stato uno scandalo averlo dato, se non l'avesse dato non sarebbe stato dato, non sarebbe stato uno scandalo. A mio avviso qua però, per me è dubbio, perché se il cross fosse arrivato dove c'è il giocatore dell'Udinese, quello sopra il giocatore cerchiato, per farti capire, e hai il braccio in quella posizione, lì stai aumentando il volume corporeo. Vacci col mouse, Manfred. Perché quella posizione, diciamo, è naturale. Se si vede il video, il giocatore dell'Udinese si sta girando, adesso sta facendo un movimento. No, prova a toglierci da sotto, che faccio vedere più. Lui sta facendo un movimento col busto, cercando di spostare la mano dietro. Quindi facendo questo movimento col busto, il braccio fa conseguentemente questo movimento. Questo è il motivo per cui per me è dubbio. Poi ripeto, non è stato uno scandalo, anche se non l'avesse dato... Per me sarebbe più giusto le moviole, ti sto dicendo la mia lettura. Dennis, io ti dico che l'anno scorso ne ho visti di assegnati di peggio per fallo di mano in aria, ma tanti. Sono le parole di Allegri. Cosa ne pensa di, insomma, di Kenan, che ha l'esordio in Serie A, di cui lei ha sempre parlato bene? Lui, ora intanto domani si taglia i capelli, perché si è toccato 100 volte i capelli e domani si deve tagliare i capelli. Questo intanto facciamo le cose... come si deve fare. Poi dopo è un ragazzo che ha delle qualità, un giocatore È caldo, Max, a trick. Padre padrone. Anche dal viso lo vedo più sicuro. Innanzitutto si deve tagliare i capelli. Per me è la cura Magnanelli, ve lo dico. ecco un altro sul carro. Attenzione, ma Magnanelli, scusi, lei sa che ruolo fa? Perché ieri c'è stata una polemica assurda su questo canale. Ma Magnanelli è, in primis, da quello che ho capito io, è uno che parla molto con i giocatori. È uno che ha un rapporto, diciamo, io lo chiamo Manganelli. Ma si occupa della fase difensiva? No, si occupa un po' di tutto, ma soprattutto del rapporto... Come si può dire? Un rapporto verbale col giocatore. Beh, è un mistero. Secondo me fino alla fine dell'anno riusciremo a capire bene cosa fa Magnanelli. Beh, adesso perché... io vorrei le mote. Lo dico ai nostri due live sono usciti due ruoli diversi. No, ma secondo me un pochino tutto da adesso in avanti, anche quando ti migliora la giornata, è un po' merito di Magnanelli. Comunque io so che lui lavora molto fra centrocampo e attacco, non tanto in fase. Abbiamo un esponente anche della Roma. C'è gente incazzata. Pesante la situazione della Roma. Buongiorno, Rizzo.
porca boia, che attrezzatura! Attenzione, il passo che ci aspettavamo. Noi ti abbiamo, io ci ho sempre creduto in te. Finalmente, finalmente. Guarda che bello. Sono carico. Mamma mia, che microfono c'ha. Così ha un potenziale. Lei, Rizzo. È il tuo anno. È il tuo anno, Rizzo. È il tuo anno. Manfredi, vergognati. Manfredi, vergognati. Ogni volta rompi il cazzo ai romanisti. No, no, sono i romanisti. No, io ve lo faccio solo notare. Comunque, ha iniziato come veloce, Rizzo, possiamo dirlo. Sembra il suo anno. Poi non lo so. Rizzo, lei l'ha vista questo episodio della Juve? È d'accordo con le parole di Dennis, che la vedeva in pre-live, immagino che ci abbia sentito. Era a rigore, secondo lei? Allora, per me, cioè, diciamo, il fatto che interessa a noi romanisti è che questo rigore è assolutamente lo stesso che non hanno dato a Tirana, come cacchio si chiama, a Budapest. Quindi a noi interessa quello più che altro, non ce ne frega un cazzo del resto, cioè poi del campionato. Ma guarda, Rizzo, che vuol dire? Noi puntiamo alle coppe. Comunque, questo è rigore, ma dove cioè, ma tu, scusami, Rizzo, poi dici che io non devo avercela con i romanisti. Cioè, tu pensi a quel rigore lì, che tra l'altro, secondo me, è molto più netto. Cioè, quello è proprio senza parlare, rigore. Questo se ne può parlare. Ma ti dovrebbe dare più fastidio il fatto che è una tua diretta concorrente in Serie A? Come fai a dire no, non no, me ne frega, penso noi, alla finale. Perché noi abbiamo una mentalità avanti ormai, noi romanisti. Noi non pensiamo indietro, al campionato. Il campionato italiano è ridicolo. Si pensa alle coppe europee. Abbiamo sviluppato una mentalità più aperta. È partito un complotto, scusate, ne approfitto, poi andiamo sugli altri episodi per Dan, ma è partito, stanno arrivando le immagini esclusive di un confronto della Gazzetta dello Sport. C'è una polemica da parte juventina. Quella che è aperto? Non lo so, penso sia Gazzetta. Adesso se la apre. Ok. No, dove, perché non essendo rosa. Dove praticamente c'è una differenza di semantica. Se erano proprio di semantica, di parole. Ovvero Inzaghi l'allenatore, Lautaro il migliore, Sommer il voto più basso. Mentre quando viene messa del Napoli, signori, troviamo l'allenatore il migliore e non il voto più basso, ma il peggiore. Ora, vabbè, ma che polemica è? Non lo so, io leggo quello che mi dicono, è proprio tutte le squadre hanno il peggiore, tranne una. Ma forse perché è sufficiente, forse perché no, però c'è stato, no? Si è parlato tanto, Atric, diciamo, di Gazzetta. La Gazzetta dello Sport ultimamente è la fanzine dell'Inter, lo possiamo dire, no? No, penso, perché fino a settembre facciamo il fantacampionato. È vero, scusate. l'abbiamo già bannato Gazzetta. Allora No, in tanti fanno questo, ma tanto Gazzetta penso che faccia gioco, cioè, no, non ma, è che sia ma, una ma roba. Guarda, io guarda, se io dico sempre una cosa, che a me tutti i giornali non piacciono, devo dire la verità, perché è clamoroso che Gazzetta tiri per l'Inter e il Milan in parte, e il Corriere tiri per Napoli e Roma, e tutto Sport è praticamente tutto Juve. Dai, sono già arrivate le immagini degli altri gol. Manfred, per favore, prima che salta, che me l'ha aperto subito, approfittiamone, per favore. Allora, c'è Dennis. Allora, quindi in sostanza, per chiudere, tu mi stai dicendo che questo è un rigore che, se per esempio l'arbitro non l'avesse visto, sarebbe stato scorretto essere richiamati dal VAR, giusto? Esatto, sì. Da campo. Sì, per i due episodi, nel senso che, come hai detto, c'è il tocco con il braccio largo, c'è l'aumento del volume, ma a mio avviso non è giustificato dal movimento, però questa diventa una situazione soggettiva. Perché per me è giustificato il movimento, per Atric magari no. Per Marelli sì, no, io sono d'accordo, Cesarino. Io sono d'accordo con te. Quindi diciamo la lettura è, siamo al limite, non parlerei appunto di scandalo, per me di dubbio. C'è quest'altro episodio e poi ti faccio vedere anche quello per cui ha protestato la Roma. Sì, ci sono stati due episodi, questo è molto più semplice, nel senso che poco dopo c'è invece un rigore chiesto dall'Udinese per un fallo di Rabiot in area bianconera. Questo invece è viceversa, probabilmente ha avuto la sensazione opposta di quella di altri del primo episodio. Qua in diretta mi era sembrato un rigore netto, cioè il tipico esempio di quando il difensore o l'attaccante, in questo caso che fa il difensore,
prova a fermarsi, ma ormai è lanciato, quindi prova a fermarsi, ma poi c'è un contatto basso. Scusa un attimo, Salumiere, invece di intasare la chat, entri a parlare. Prego, prego, Denis. Invece è stato molto bravo in questo caso il direttore di gara, perché vede che Rabiot è in anticipo, mette prima il piede sinistro sul terreno, è vero, non tocca il pallone, ma non tocca neanche il giocatore avversario, che poi sullo slancio si vede come allarghi la gamba destra per cercare il contatto. Sì, va a cercare il contatto. Sì, non parlo di simulazione, ma sicuramente questo non è un calcio di rigore. Qua, secondo me, a mio avviso, al limite, se l'avesse fischiato, qua ci potevano essere gli estremi per un richiamo al VAR. Però non lo possiamo sapere. Sicuramente questo non è calcio di rigore. L'altro, invece, episodio, secondo me, che poi non ha influito sul risultato, ma poteva influire sul risultato, è stato, a mio avviso... Denis, perché non dici niente su Bastoni, che in area può fare quello che vuole? Ti paga l'Inter? Chiede a Catusci. Se mi pagasse l'Inter probabilmente non sarei qui a parlare con voi. Cioè, proprio... No, quello l'avevo aggiunto io. Però come mai questa scelta di non mettere Bastoni in questa... di te, Manfredi? No, avete scelto così. Ho visto la partita dell'Inter, c'è stato un episodio... un intervento abbastanza duro di Lautaro con il giallo, però non c'è stata molta polemica, c'è stata una polemica social solo oggi per un fermo immagine che sembra più grave di quello che è, ma in realtà è stata una partita che è andata via senza polemiche, che vabbè non ha avuto nessun tipo di polemica, quindi non era anche il primo giorno, sono entrato alle vacanze anch'io. Qua invece vediamo, quindi, secondo me questo è un secondo giallo mancato per Cavassele al minuto 39, quindi avrebbe potuto avere un fenomeno Cabasele importante. Aveva fatto un perché un ti piace questa merda di Cabasele, scusa. No, Cabasele vabbè, comunque scusa Dan, vai Pancio, scusa. No, mi piace tantissimo Cabasele. Che mi dica cosa l'ha colpito di Cabasele. Beh, è esplosivo. Esplosivo. Poi anche il nome mi piace molto. Ha fatto tre falli identici, il primo su Vlahovic al 32esimo è stato ammonito per imprudenza, poi c'è stato un altro fallo, penso su Chiesa, però quello semplicemente dato da ingresso in ritardo, non così, così duro, e poi c'è stato questo su Weah, in ritardo, dopo che Weah aveva già scaricato il pallone, è entrato, questo è lo step, abbiamo già la prima giornata, abbiamo lo step on... No! Possiamo dirlo subito, la prima giornata che piace a Manfredi. In ritardo, no, Denis, sai che a noi ci hanno proposto un paio di format da fare e io ovunque Manfred che non me faccio Stefan Fudo, non me l'accettano. No, sì. Ma tra l'altro, Denis, a me non piace, cioè, come si fa a bellissimo, questa è una delle poche cose che mi sembra chiare del regolamento. Cioè, quindi come si fa a non dare questo giallo? Che c'è, cioè, l'unica cioè, non c'è un errore dal punto di vista tecnico dell'arbitro, perché valuta il fallo, perché indica il vantaggio, perché poi il pallone resta ai giocatori della Juventus che vanno ad attaccare. Lì c'è un errore disciplinare, nel senso che lui valuta questo intervento come fallo, ma non lo valuta poi da ammonizione, nel senso che lascia proseguire, poi a fine azione avrebbe dovuto ammonire e conseguentemente espellere il giocatore dell'Udinese. Però attenzione, dimmi, che questo qua non è proprio uno step on foot, se vedi bene lui prende tra caviglia e collo, e infatti il giocatore al secondo tempo rimane fuori perché ha preso una botta imprudente. Infatti, allora, non tutti gli step on foot sono per forza da ammonizione, anche se è una casistica molto dolorosa. Ma questo quando vai sul collo della caviglia, infatti qui si rientra ancora di più nell'imprudenza, quindi Cabusele. Nel cartellino giallo, sono d'accordo, quindi a mio avviso, diciamo, per i tre episodi più grossi della partita, per me il rigore non andava segnato alla Juventus, quello all'Udinese è corretto non averlo dato, e l'Udinese doveva essere in 10 sul secondo tempo, in 10 pesante. C'è qualcuno che continua a non palesarsi, che era molto arrabbiato oggi nelle sue storie Instagram. Benvenuti nel circo, dice. Questo è il fuorigioco di Belotti, giusto? Per cui viene annullato l'1-0. Tra l'altro ininfluente, perché subito dopo lo rifà, però non so cosa c'è che non va, Denis. Però ragazzi, non è cioè, l'abbiamo già affrontato l'anno scorso, è il regolamento. Così è per questo è una cosa che è identica per tutte le squadre. L'anno scorso c'è stato Ronaldo per un'unghia, andava bene. Si sono lamentati quei tifosi dell'Inter per l'Otaro l'anno scorso. Manfredi, per favore. No, io non, se no sembro io.
diciamo altri, quello di tocco per alciare l'anno scorso non c'era neanche, no, diciamo, per dire, ho fatto di adesso, quindi siamo ancora, no, no, per dirti che adesso siamo ancora più al millimetro, quindi viene ancora più nervoso, perché adesso se dico che è al millimetro è veramente al millimetro, certo, certo. In realtà appunto stanno andando avanti i test da parte della parte dell'IFAB per introdurre il concetto di luce, quindi diciamo ci sarà sempre il fuorigioco magari. Ci sarà sempre comunque la discussione sul fuorigioco di un millimetro, perché a quel punto spieghiamo il concetto di luce per chi non lo sapesse, è il concetto per cui in questa situazione Belotti sarebbe comunque in posizione regolare in linea fino a che l'intera sagoma del suo corpo, ovviamente escluse le mani, va al di là della sagoma del giocatore difendente, quindi ci deve passare la luce, cioè una linea di luce tra le due figure. Anche lì si avrebbe poi un fuorigioco di un millimetro, però dal punto di vista, diciamo, del gioco preme di più l'attaccante, perché in quel caso hai già, certo, la figura avanti al difendente, in più c'è anche della luce, quindi veramente hai tratto vantaggio dalla tua posizione. Riccio, che una ne cosa, una cosa. Allora, io so con te, allora, sicuramente Salvo, come si chiama qua, Siberiano, sarà, è un bellissimo si è creato un bel personaggio, va bene, ok, però siamo alla prima giornata, non iniziamo a rompere i coglioni come ha fatto l'anno scorso il piano maligno contro la Roma, il piano maletto. Secondo te è stata un po' colpa sua alla fine l'anno scorso? Ma lui allora, purtroppo ha un'influenza con i ragazzi e lo seguono di massa, cioè io non posso dire che è un coglione perché non lo è. Beh, no, lo sta dicendo, lo sta dicendo. Però... pesante, certo, no, secondo me è peggio, secondo me è peggio. Perché tu influenzi i romanisti a essere dei, diciamo, dei cameli, ok, come li vogliamo chiamare, cioè, quindi per favore siamo alla prima. Ho visto sui falli di Belotti che hanno chiesto i rigori, mi dissocio dalla parola cameli, che non la ritengo neanche un'offesa, tra l'altro, e saluto Enrico. Ragazzi, non iniziamo anche quest'anno con i calci di rigori, l'hanno detto gli arbitri subito. Basta rigorini, cioè, non c'è neanche da parlare secondo me di Roma.